Ho sentito questo colpo e mi sono ritrovato a terra. Quando siamo arrivati abbiamo trovato la lanterna disteso, c'era un buco. Ero a casa tranquilla, era un sabato mattina e lui era uscito tardi con mio figlio. E a un certo punto io vedo mio figlio appoggiato alla porta di casa e lui ha detto: mamma, devi essere forte perché a papà gli hanno sparato. Come gli hanno sparato? Un cacciatore gli ha sparato. Era un cacciatore che era entrato dentro l'oliveto e io l'ho visto con la coda dell'occhio quando sono arrivato con la macchina là. E sono sceso, sono andato solo per dirgli di andarsene, tutto lì. E da quella piccola discussione è sortita fuori questa fucilata. All'infuori che questo braccio non recupero più nulla. Lui non può più fare niente da solo, non può stare solo, i polmoni sono lesionati, per il resto è tetraplegico e quindi ha bisogno di tutto. La mia vigna, i miei olivi, il mio orto, tutto quello che facevo dopo lavoro. Lavoro in fabbrica, lavoravo in fabbrica, diciamo, e come dopo lavoro mi svagavo così. E tutto questo a me ora mi manca.